Factan tutti, come direbbe un antico. Esatto. E io sono Francesco Porchetti. E Lorenzo Damiano. Ecco, ricordo, magari per i smemorati. Esatto. E allora, fate sentire se si sente, sì. Dovrebbe sentirsi. Si dovrebbe sentire. Fateci sapere se si sente il mitico sottofondo musicale. Il mitico sottofondo folcloristico che ho trovato per... Oggi faremo così, non metteremo più canzoni, semplicemente avremo questi sottofondi che utilizzeremo per tutta la puntata. Le canzoni le metteremo. No, poi alziamo a random e famo sentire quello che si sente. No, qualche canzone a parte tocca metterlo, anche perché ho già alcune richieste. Ho già avuto alcune richieste particolari. E allora oggi parleremo di un sacco di robaccia. Esatto. Io volevo aprire questa cosa che mi ha fatto tanto ride. Sì, questo articolo della Quotidiano Nazionale è un articolo che sta girando da due giorni su internet, perché diciamo è curioso. Leggo l'incipit: giochi di ruolo, una galassia pericolosa. Guarda, pericolosissima. Vampiri, guerrieri, maghi. Già qui si parla di cose che manco esistono. A meno che non intendano Vanna Marchi come il mago. Sì, milioni di giovani persi, sfide strategiche dal vivo o sul web. Ah, e anche okay. Qui cioè, sarebbe la prima band. Sì, no? Persi. Vedi? Qui fa vedere anche la foto, come se fosse un repertorio. Sì, cioè, dice inquadra dei poveracci vestiti da vampiri. Qui dice, ragazzi, didascalia della foto. Cosplayer normali. Vampiri, un gioco di ruolo per adulti. Madonna. Vampire Masquerade si svolge in atmosfere gotiche e i contenuti sono forti. Forti, mamma mia. Cioè, forti nel senso dei fighi, 80 anni 90, sono fortissimi i contenuti. Comunque, qui fa un excursus su attenti ai figli se online usano i nomi degli eroi. Attenti, ragazzi. Cioè, lo dice comunque inesperto. Le forze armate, lo dico. No, comunque. Vabbè, meglio non fare nomi. Sarebbe quasi io quando, a parte il merito e quello che c'è scritto, vorrei sapere se quando queste persone, a parte qui, citano uno psicoterapeuta che dice. Sono adulti e adolescenti attratti anche sessualmente da animali antropomorfi, ibridi, con la testa da lupo e da orso. Spesso, personaggi di videogiochi. Ci sono 11 milioni di poster nel mondo che ne parlano, con disegni anche espliciti e persone travestite che poi si incontrano dal vivo. Ma io dico, ma la gente che scrive sta roba, ma chi scrive sta roba, no? Ma c'ha avuto un'adolescenza, un'infanzia, qualcosa, cioè voglio dire, ma non dai, so ma come quello si fa che ci hanno avuto queste persone, però lancia comunque un dato. Secondo me è molto interessante. Il discorso sarebbe. No, questo sto povero ragazzo che si è suicidato, giustamente qui. Poverino, per me non andrebbe nemmeno esplorata la faccenda in maniera così. Questo ragazzo che. Cioè, nel senso, non sappiamo perché o. Vabbè, qui sembra che il suicidio sia legato a un videogioco. Si sia suicidato, però. Qui lo collegano al mondo dei videogiochi e non si capisce come mai. Cioè. È comunque un ragazzo che si è suicidato. Sì, ci vorrebbe forse un po' di rispetto prima. Sì, ci vorrebbe prima un po' di rispetto dell'autopsia giornalistica. Esatto. Quindi. Ah, qui citano anche. Call of Duty qui citano. Esatto, ma qui citano anche lo stragista della Nuova Zelanda, no? Perché si allenava con i videogiochi, questo giustamente. No? Allora, qui ogni. Un giocatore di Call of Duty praticamente. Sì. Però io, nel senso, voglio dire, nulla togliere, no, al discorso, però, cioè, se questo ragazzo si è suicidato per un videogioco, io non lo so, perché la notizia ovviamente non l'ho letta, io sto, cioè, me l'ha portata Francesco. No, era così, ragazzi, fa, no? Anche solo per farci, non una risata sulla tragedia, però quando leggi, insomma... Animali si vestono da animali antropomorfi, gente che è attratta sessualmente da animali antropomorfi ibridi con la testa di lupo o da orso.
E tutto questo sarebbe partito poi cioè, da questa è Nerdology, di queste cose ne parliamo. Io non... No, nel senso, poi qui anche l'incipit è bello, dice: dimenticatevi le notti con gli amici brufolosi a tirare dadi tentando di uccidere un drago immaginario, no? Allora qui già vedi, fa un'etichetta di uno sfigatone. Quei brufoli che sta la notte a lanciarsi i dadi con gli amici immaginandosi dei draghi. No, voglio dire, ma ragazzi, era fatto sto brufoloso male. E poi, i giochi del ruolo, i giochi di ruolo fondamentalmente, questo è proprio, è come dire che, non lo so, Van Gogh si divertiva a spruzzare un po' di vernice sulla de tempera sulla tela, perché lo metti a quel livello, se riduciamo allora, i giochi di ruolo a questo, è allora, veramente... chi gioca a poker dovrebbe, non lo so, se dovrebbe no. Sognare, dovrebbe... A me fa sempre molto ridere, perché allora, poi... Allora, sono i giocatori di poker, no? Sul quotidiano... Perché le ludopatie allora, sviluppano un mercato allora, molto più interessante. Appunto, cioè, un argomento cioè... così, io penso che gli stessi che hanno scritto cose del genere, io penso raramente... avrebbero diciamo la faccia di scrivere un articolo del genere sulla gente che si è suicidata dopo aver perso milioni d'euro con la macchinette appunto, o che ha indebitato la famiglia intera. Adesso c'è un termine per questi disagi, che è la ludopatia esprime esattamente, no? Tant'è che in alcune delle città sono vietati le slot machine nei bar, nelle prossimità delle scuole. Perché? Perché evidentemente ci sono stati degli studi, io penso che studi sui GDR ad oggi che condannino questa forma di intrattenimento, perché è intrattenimento, non siano stati fatti. Sì, poi per carità si può discutere, no, sul discorso che certi tipi di videogiochi magari possono, no, risultare addirittura magari dannosi per l'andamento scolastico, no, per l'andamento universitario, no? Sì, ma come anche potrebbe essere uno sport fatto in maniera estrema, esatto, o qualsiasi altra passione. Cioè, nel senso, questo però infatti riguarda qualsiasi nostra passione, cioè qualsiasi cosa su cui noi non presa moderatamente. Anche i telefilm, certo, ragazzi, no? Cioè i telefilm, se uno chiappa e se fionda su Netflix e sta lì, cioè 6 ore al giorno, ecco, 24 chiaro, a rincoglionirsi di Netflix, allora perché pure quello non può, infatti è questo un'esistenza, cioè nel senso non è che non si può parlare di GDR o non si può parlare di videogiochi, bisogna parlarne perché è un argomento, sì, pop comunque, però di cultura popolare così. Però parlarne così, cioè, viene, cioè è veramente dipende come se ne parla, cioè analizziamo, cioè tra l'altro a me fa molto ridere il fatto che un articolo in generale, io parlo da persona appassionata di giornalismo, di scrittura, cioè uno scritto qualsiasi, tu prendi un esperto magari che è contrario, comunque critico, ma poi prendi anche gente che gioca e spiega quello che è, cioè è molto facile fare un articolo in cui dai solo addosso ma non dai un parere come si può dire oggettivo alla cosa. Mi piacerebbe fare un articolo su GDR, benissimo, sulle possibili derive mentali, benissimo, ci può stare, è un'indagine giornalistica rispettabile, rispettosa, magari con dei toni leggermente diversi, però vogliamo parlare e tirare in ballo anche gli addetti ai lavori? Esatto. Cioè prendiamo magari chi organizza tornei, organizza le sessioni live, cioè parliamo, intervistiamo queste persone, vediamo no, che vi danno. Io credo che l'impressione che ho io, cioè quando vedo certi articoli, è che vengano fatti per una porzione di popolazione, magari più anziani, che non sanno minimamente di che cosa si sta certo, parlando. Per questo, no? Ti dico, andrebbe creato una specie di confronto anche con chi gioca e chi li pratica, perché io per esempio dalla mia, le persone con cui frequentavo per il GDR e per questo mondo, molto spesso hanno un livello di scolarizzazione più alta, sì, della media, infatti, cioè infatti. I nerd spesso sono persone che almeno sì. hanno una laurea, certo, quantomeno, no? Ecco. Anche perché ne parlavamo proprio nella puntata sui GDR, cioè per giocare a determinati GDR bisogna essere molto istruiti e bisogna, cioè, leggere molto. No, perché se no vanno studiate le regole, manuali, tutto. Se no la fantasia non ti funziona, se no l'immaginazione ne hai poca.
capito? Se non hai almeno una passione per un, assolutamente, no, dei libri, per delle cose, assolutamente, cioè, se te non leggi abitualmente quel tipo di storia non te le puoi inventare, no. Le storie che funzionano, e quindi, cioè, voglio dire, accusare addirittura chi no, comunque chi gioca il GDR mi sembra proprio una follia, anche perché penso che siano i più pacifici tra, sì, no, beh, tra questo, i nerd giocatori. Questa specie, cioè, io adesso non sono al dentro di quelle fantasie erotiche riguardanti animali antropomorfi, perché a me non conosco quei margini della sessualità, però sarebbe magari capire come li legano ai giochi di ruolo, perché io adesso gente che si innamorava di esseri umani con le capocce da lupo, detta così proprio brutta, non ne ho mai conosciuta, però ecco, diciamo, forse, che è interessante. Potrei dire una cosa cattiva, forse chi è appassionato di Twilight. Forse anche questo. Va bene. Passiamo, ci sentiamo qualcosa. Io intanto preparo la seconda esclusiva della giornata. Sì. Ragazzi, proprio a proposito di gente sfigata che fa cose in cantina e legge cose brutte, questa è un'anteprima. Penso siamo la prima radio a presentare questo cofanetto in Italia. Bello, è importante. Della esatto. È tutta un adattamento a disegni. Esatto, ne parliamo dopo un pezzo che sì. Il buon Lorenzo ci andrà a mettere. Allora, mio marito, Irene Caramiglionis, mi ha richiesto Collision dei Fate No More. Perfetto, allora Collision dei Fate No More. Vai. We'll be right back.
cambiamo argomento e facciamo qualcosa di più inerente a noi. Mettiamo sottofondo? Ah, sì. No, l'hai messo? Sottofondo? Anni no, rimettilo perché ho scazzato. Ecco, ecco. As always. Eccolo qui. Cosa vi ho portato oggi? Visto che amo spendere soldi per tutti noi e cercherò di farlo ogni giovedì, di portare qualcosa di nuovo da presentare. Come dicevo prima, oggi abbiamo, penso, un'esclusiva, nel senso che siamo, se non la prima, la seconda trasmissione che presenta questo cufanetto. Ah sì, è la seconda? Perché la prima quella... Non lo so, io frequento tutte le pagine a livello italiano che riguardano Lovecraft, io sono malato di Lovecraft, questo è un mio limite, evidentemente. Questo, ragazzi, è un cofanetto di praticamente adattamenti e disegni di Go Tanabe. E cosa ha di speciale? Che è un cofanetto, secondo me, estremamente prezioso, anche perché adattamenti grafici. È un adattamento proprio. Adattamenti grafici di a manga. Ah, manga! È un manga, sì, un adattamento grafico di Lovecraft è veramente difficile da trovare. Tra l'altro, di una grafica parliamo pregevole. Ora ve lo sto sminchiando. Sì, sì. Ah, no, ecco. È un manga. C'è questa. Proprio sì, vedi che anche i disegni sono di estremo pregio. Cioè, è un. Figata, è un manga molto occidentalizzato, come cazzo ho detto, non lo so. Poi comunque, c'è questo odore di sì, nuovo. Sì, chimico che ti ammazza. E c'ha un. Diciamo. A parte è completissimo, parliamo di circa 150 pagine a volume e ha dei disegni, veramente delle tavole veramente importanti, fatte bene, dettagliate. Allora, per chi è già fan di Lovecraft, questo, ragazzi, è un must have, nel senso che sono 23 euro, quindi una cifra abbastanza contenuta. Beh, però accessibile, infatti. Accessibile. E vi accaparrate qualcosa di esclusivo, perché ad oggi non so se verrà ristampato, non so quanto successo avrà, quindi a priori è da prendere. Bello. Di cosa tratta le Montagne della Follia? Allora, chi conosce Lovecraft gli farò un pippone, però per chi non lo conosce invece... È uno dei lavori che, ahimè, in vita non ebbe un gran successo, anzi, fu uno di quelli che portò Lovecraft verso la decisione di smettere di scrivere, perché non ebbe un gran riscontro. Poi penso che abbia praticamente influenzato qualsiasi... C'è tutto. Qualsiasi... C'è tutto dentro le da Montagne Alien, della Follia. Da Alien alla cosa... Esattamente, cioè, bravo, volevo arrivare lì. È incredibile, infatti anche il fumetto si ispira molto anche a qualcosa di Alien, di Giger. Esatto, e questi tra l'altro sono, diciamo, disegni molto fedeli alle raffigurazioni che lui fece letterarie degli antichi, che sì. È questo popolo che viveva al polo sud. E che succede? Lovecraft riprende un po' il tema delle grandi esplorazioni del 1800 nei poli e ovviamente ne fa. Poi c'era stato tutto il discorso. Ah no, però non vorrei dire una cazzata. Però le spedizioni dei nazisti pure. No, beh, lui era proprio più sull'esplorazione quelle delle avventuriere, sì, quelle, no? Per portare. Ovviamente parliamo di prima. Insomma, esatto, cose. E sono queste spedizioni che, insomma, reali, che portarono un uomo a spingersi oltre qualsiasi confine. Ora, Lovecraft penso iniziò ponendosi una domanda: che c'è oltre questi confini già esplorati? C'è altro? Perché praticamente lo shock iniziale del racconto è la presenza di queste catene montuose altissime su cui fanno diciamo capolino queste strutture, ovviamente non euclidee, strutture mostruose, non euclidee, logicamente. Quindi gli esploratori sono portati ad andare avanti, entrano in questa grotta e trovano queste creature praticamente congelate, che loro reputavano morte. In realtà erano congelate, erano solo in una specie di torpore di stato criogenico, esatto. E quindi, riportate al calore, riportate comunque sollecitate, queste bestie giustamente si risvegliano. Si risvegliano e succede un bordello, esatto, un macello importante. In cui non... cioè, è anche interessante perché è una sorta di esplorazione al contrario. Loro vanno là con diciamo, con l'idea di prendere queste creature
e dissezionarle, no? Che era un po' il modus operandi del ricercatore, dello scienziato, anche oggi se facciamo tanto diversamente. E invece che succede? Questi antichi catturano gli umani e fanno esattamente quello che gli umani avrebbero dovuto fare a loro. Esatto. Cioè li studiano. Li studiano, e ovviamente non finisce bene, perché la dissezione da una creatura di questo tipo non può portare a risultati ottimali. Però in tutto questo, come se non bastassero gli antichi, c'è la presenza di una delle creature più amate. Guarda, sì, basta che sì, un po' questo, ragazzi, c'ha giusto questo difettino che è veramente tanto tanto stretto, però ecco. Ah, ok. Un po' di maneggi. Ah, ok. No, perché no, non ti preoccupa. Già mi stavo preoccupando. Non ti preoccupa. Quindi che succede? Oltre a questi antichi, spunta una delle creature più amate dai fan di Lovecraft, che è lo Shoggoth. Lo Shoggoth è questa massa informe di plasma nero che divora, e divora anche gli antichi. Perché che succedeva? Gli antichi usavano gli Shoggoth nella montagna della follia tramite l'ipnosi per tenerli schiavizzati e fargli fare i lavori quelli più faticosi, portare cose, costruire, quindi usavano gli Shoggoth. Questi Shoggoth in qualche modo, almeno questo, rompe la catena ipnotica e insomma comincia a fare quello che fa uno Shoggoth: distrugge, mangia, smembra, spacca. E quindi pure gli antichi sono perseguiti a loro volta da questo Shoggoth che gli è scappato via. Quindi è una storia che, ripeto, in vita non raccolse questo successo Lovecraft, ripeto, anzi, invece da morte è diventato... Adesso è forse il racconto tra i più famosi. Sì, forse il più famoso. Forse la più montagna famoso, delle montagne della follia è quello che da cui vorrebbero trarre un film anche. Guillermo del Toro, cioè questo film Toro, dal 2010 a caldo. Sembra che lo dovrebbe dirigere proprio lui, comunque. Io spero sempre, purtroppo, in santo Netflix, perché da questo punto di vista... Vediamo. Considerando che adesso sono ripartite le riprese di Dune, di Villeneuve, forse qualcosa potrebbe questo, allinearsi. Dico, se riesce a fare finalmente Dune, lui comunque ha fatto anche il sequel di Blade Runner, che non è una cosa insomma da poco. Esatto. E, beh, penso che allora sarà probabile che Guglielmo del Toro riesca nella sua impresa, secondo me, dai. Ma anche perché purtroppo io ricordo tra i film migliori è uscito anche Twin Peaks 3, cioè voglio dire, capito? Cioè ragazzi, una serie su Lovecraft, un film su Lovecraft fatto bene, anche perché secondo sennò rimane me uscirà, dai, rimane sempre Dagon, che è un po' l'unico film, sì, quello forse è Caruccio, sì, Caruccio, sì. Perché poi ragazzi, ecco, se prendiamo la cosa, questi che hanno un'idea. Beh, la cosa di fatto è cioè praticamente recupera l'ambientazione, no? Perché anche un po' il leitmotiv, no? Del mostro sotto il ghiaccio. Esatto. Certo, la differenza è che il mostro viene dallo spazio, cioè anche qui viene dallo spazio, però certo, è venuto qui. Vabbè, gli antichi, quando, se ricordo bene, sono proprio autoctoni. Nel senso, vivevano già sulla Terra milioni di anni fa. Nel senso, non è che sono alieni, cioè semmai. Sì, siamo più alieni noi rispetto a loro. Che loro. Sicuro. Mentre nella cosa di Carpenter, cioè vedete all'inizio, vedete il dischetto che piomba sulla Terra. Che poi questa cosa non ha forma, è anche questo. No, non no, cioè, si adatta all'ospite. In effetti, questo è molto simile alle descrizioni che faceva un po' Lovecraft alla fine, no? No, sì, beh, lui lasciava sempre un po' l'intuizione, no? Esatto, in realtà, esatto, cioè comunque le masse un po' amorfe, strane, strambe, eccetera, stanno anche nella cosa, no? E io penso che Lovecraft Cronenberg gli sarebbe piaciuto parecchio. Cronenberg e Carpenter, anche Carpenter, sicuro. No, sicuro. Sì, assolutamente, anche perché, ripeto, hanno preso tutti più o meno ispirazione dai suoi scritti, da lui, da Stephen King. Tra l'altro, no? Ci lasciava il 15 di marzo Lovecraft. Quindi è noi abbiamo poco fatto la puntata, sì, l'ho ricordato, sì, così, in maniera, poi, però ecco, ci lasciava a 46 anni il 15 marzo del, mi pare,
del 37. 37 addirittura. Non voglio dire, cioè, controlliamo perché sì. Sulle date non so proprio un mostro. Mi sembra di sì, mi sembra 36. Che era 37. Infatti a maggior ragione quella che è la cazzata che ho detto prima, lasciamola perdere. Moriva però, il 15 marzo del 37, quindi ci abbiamo proprio... No, però c'è da dire che prima ho detto una minchiata, no? Però in realtà le leggende sui nazisti che andavano ai poli, no, eccetera, no, comunque partivano anche dagli scritti di Lovecraft. Assolutamente, no? Sì. Quindi ho detto una minchiata prima, però... Ecco, no, non è che ti eri allontanato così, no, tanto. No, però... era la mia precisazione un po' da pippone... No, però è vero, cioè è vero, nerd, non è che... Logicamente no, è il contrario, nel senso che anche le storie di Lovecraft hanno ispirato tantissimo anche Carpenter, cioè oltre alla cosa, secondo me un film come Si vivono, ah certamente, capito, ha molto a che fare secondo me con che poi se ti è piaciuto il Si vivono dovresti leggerti un racconto molto breve di King che io amo, che si chiama La gente delle 10. E che ha ispirato il Si vivono? Allora, io non credo che sia posteriori, però lo cerchiamo, perché La gente delle 10 è un raccontino di King molto molto interessante, molto bello. A me di King infatti piacciono più i racconti, ma io li amo. La gente delle 10, sì, ricordavo bene. La gente delle 10, il racconto di King che sta su Nightmares and Dreamscapes, è stato scritto nel 92. Ok. E allora, però aspetta, e Si vivono mi sa che è dopo il 92, credo, sai? Quindi, così che dice praticamente? Vediamo un po' se ne parlano del cinema. Eh sì, cioè, La gente delle 10 sembra un racconto così, invece ispira poi un sacco di altre situazioni sempre in King, che insieme a Lovecraft è un altro dei miei... Ecco, vedi? Scritto in 3 giorni durante l'estate del 92, è un divertissement. Eccolo, la storia somiglia molto a un film di John Carpenter, e Si vivono. Ecco. Sì, esatto. E vediamo un po'. Aspetta, per questo Si vivono è dell'88, quindi è posteriore. Ah, ok, quindi è di King. Diciamo okay. Che potrebbe essere ispirato dai Si vivono, però ti assicuro che è veramente veramente carino. E ripeto, infatti va bene, parlerò anche qua. Il film di Nelsi, fonte di ispirazione, vi racconto breve, la gente delle 10, sì, esatto. Ah, ok. Solo fumando questi vedono il vero aspetto perché fumo hanno un processo diverso, invece che avere gli occhiali da sole. Esatto, sono fumatori, perché King era un acchino fumatore, quindi in un certo senso difendeva il fumare. Esatto, anzi era quasi una presa in giro per chi gli dava addosso costantemente ai fumatori e a lui questo discorso. Torniamo un po' a noi. Vogliamo mettere un brano oppure... Mettiamo un brano, sì, assolutamente. Allora, vai. Qui so che hai delle richieste, quindi soddisfiamole nel limite del possibile dell'umano. C'ho Shadow dei Chromatics. Vai, Shadow dei Chromatics.
Scusate se ho si è preso prevalentemente una Sprite, perché ragazzi voi non capite, qui stiamo sudando come nel perduto Kadat, quindi è veramente un caldo della non usiamo aggettivi strani, sì. Però ragazzi se fuori sono 16 gradi qui sono 62, sì, probabilmente sì, quindi da noi è già estate, per voi non lo so. Vabbè, allora io di che vogliamo parlare? Tu volevi, hai insistito per parlare di Michael Jackson e io ero d'accordo. Io volevo. Ah, c'era anche la console di Google. Beh, vabbè, parliamone dopo, anche perché ormai l'abbiamo tirato fuori, no? Parliamo del di Michelino. Leghiamoci subito Jackson. Diciamo la cosa. Allora, no, perché ho visto, diciamo, parte della. Ho visto la prima puntata e la seconda, parte della seconda puntata di Living Neverland, comunque questo documentario con le testimonianze di Wade Robson e James Safechuck, scusate la pronuncia, che sono praticamente due dei ragazzini che hanno vissuto per un certo numero di anni a Neverland, la loro prima parte praticamente della loro adolescenza. Ma c'era questo Wade Robson, era ragazzino, c'aveva avuto 7 anni a Neverland. Il discorso è questo, che Michael Jackson praticamente non aveva bene o male rapporto, cioè è un po' Michael Jackson è un po' come Vasco Rossi, no, in Italia. Vasco Rossi, solo Vasco Rossi non ha fatto un videogioco fighissimo. No, no, vabbè, quello sì, non, chissà come non sarebbe fatto un videogioco con Vasco Rossi, secondo voi come ucciderebbe i nemici? Questa è una cosa è una cosa interessante, no, veramente, no, potrebbe farlo. Michael Jackson c'aveva, cioè, pare, no, il cappello che lanciava in maniera cattiva, sì, faceva, sì, il esatto, passetto, faceva il passetto, lui stava parlando logicamente di Moonwalk, del videogioco ispirato al film per Sega Mega Drive. Tra l'altro era stato fatto anche per cabinato quel video. Sì, sì, io mi ripeto la domanda, per voi come avrebbe ucciso i nemici in un'idea di videogioco Vasco Rossi? Perché secondo me è importante da sapere, cioè, vediamo dei poteri di Vasco Rossi. Se Vasco Rossi fosse in un mondo nerd, che poteri ci avrebbe? Le bollicine, tante belle bollicine. Io farei, non lo so. Cioè, presente quella il personaggio Jane di Doom Patrol? Doom Patrol? Sì. Sì. Cioè, questa una delle personalità di Jane, questa, diciamo, ragazza con 64 persone diverse, che riesce a rendere oggetti, quindi lame, le parole che dice. Ecco qua. Sì. Io mi immagino un lungo e già che dura tipo 3 minuti e mezzo e esce fuori. Esatto, tipo la spada, guarda, la spada dovrebbe essere non userei dei termini. Le spade di ogni tanto erano altre cose, va bene. Comunque, la spada di fuoco dietro il cespuglio con la spada. Comunque ragazzi, io stavo cazzeggiando alla grande. No, ma bisogna cazzeggiare. Un argomento terribile, vabbè. Qual è l'argomento terribile? Vabbè, perché ovviamente il videogioco di Michael Jackson, intendevi? Quello è terribile. No, cioè, no, dico, quei giochi che ti sembrano tanto belli come Shadow of the Beast. Allora, era bellissimo, l'unica cosa che era proprio fatto col culo, cioè nel senso comunque era di una difficoltà smodata. E poi col culo è un termine tecnico, tra l'altro, ma sì, sì, esatto, no, proprio perché nel senso in realtà il gameplay non era così fluido, no, come magari poteva sembrare in un primo. Poi faceva anche lui il tipo faceva il versetto, esatto, quando lo lanciava, esatto, no, quindi era faceva il versetto, quindi era questa cosa era particolare. Invece parlando del documentario, io allora, logicamente poi rispondi alla domanda: sembra fatto dal Ku Klux Klan o no? No, no. Poi vi spiego, diciamo, un minimo perché ne volevo parlare. Diciamo che io ero, appunto, sono stato fan, cioè sono fan di Michael Jackson. Comunque
la musica che lui ha scritto, la, io essendo chitarrista comunque la faccio studiare, perché ci sono stati, ci sono delle partiture di chitarra incredibili nella discografia di Michael Jackson. Ma fai anche i versetti mentre è in settimo. Certo. Fai anche sta roba. Esatto, sì. Sarebbe figo. Soprattutto su Smooth Criminal, logicamente. Però ecco, volendo parlare un po' di Michael Jackson, io prima citavo Vasco Rossi perché comunque la vita... Aridaglia, quel nome non si può dire qua dentro. Va bene, va bene. Comunque, Gino Paoli. Citavo lui perché comunque ho sentito dire anche da gente che l'ha conosciuto, eccetera, che fa una vita insomma abbastanza da recluso, no? Proprio per via del fatto che lui, se uscisse strada normalmente come facciamo tutti quanti, più che menargli, cioè bloccherebbe la strada, direbbe, nel senso, il luogo dove uscirebbe diventerebbe subito piena di gente e diventerebbe un casino. Okay, ok, domanda per il pubblico: se Michael Jackson ha Neverland, Vasco Rossi che c'ha? Non lo so, rispondete. Allora, perché non lo so. Comunque Neverland comunque spiega tante cose. Allora, innanzitutto comunque parliamo di una figura un po' tormentata, nel senso che lui, Michael Jackson, è un pelino, anche perché ha rilasciato in varie interviste, anche ci sono online delle telefonate registrate con degli amici, no, che hanno registrato le sue telefonate, chissà perché, magari l'hanno venduto a qualcuno, boh. Che ne so, però su YouTube è pieno di telefonate in cui potete sentire Michael Jackson che parla della vita che faceva già all'età di 7 anni, per dire, quando ha cominciato a cantare nei Jackson 5. Ok, e praticamente parlava di tutti gli abusi. Il padre, cioè, mi pare, allora, che lo riempisse del botte. Cioè, più che abusi, ecco, il padre lo menava di brutto, e poi anche delle sue esperienze, cioè delle esperienze sessuali che facevano i suoi fratelli, e magari lui stava in stanza, capito? Cioè, cose di sto genere. Sì, quindi, capito, una persona un po' particolare e che ha avuto queste esperienze qui. Ora, il discorso è che Michael Jackson è diventato la star, praticamente l'icona del pop mondiale. L'icona del pop mondiale, sì. Cioè, quando pensi a una star del pop, non puoi non pensare a Michael Jackson, di fatto. O a Vasco Rossi. In Italia, diciamo. E ormai hai detto scusa, ma lo... No, vabbè, te sei condannato, lo so, da solo. Lo so che te sei condannato, io te lo dico. No, vabbè, potevi non però, farlo. No, non lo volevo dire, però mi è venuto in mente, era un esempio. È l'innominabile, come Voldemort. Non lo devi dire, lascialo stare. È l'innominato. No, vabbè, a parte scherzi, quindi stavamo dicendo... quindi è diventato una star di caratura a livello mondiale, praticamente. E il discorso è che, diciamo, anche in questo documentario, ma anche su documentari che trattano della sua vita, in ogni caso, cioè, arriva sempre il momento in cui viene posto davanti allo spettatore questo stile di vita che c'aveva lui, un po' strambo, per cui, cioè, spesso si circondava dei ragazzini, ok? Sì, beh, è stato un bersaglio molto facile per questo motivo, Cioè, si circondava molto dei ragazzini, e diciamo, è come se lui non fosse in grado di avere un rapporto normale con una persona della sua stessa età, capito? Quindi praticamente era sempre circondato da ragazzini. E con i genitori di questi ragazzi molto spesso ci instaurava comunque dei rapporti d'amicizia, quindi anche i genitori venivano a Neverland, e quindi, detto tutto questo, nel momento in cui si è saputo che alcuni di questi ragazzini qualche volta dormivano con lui la notte, logicamente qualcosa di strano, certo. Tutti si chiedono se qualcosa di strano sia successo, ok?
E questo film praticamente è la testimonianza di due di questi ragazzi che all'epoca, parliamo dei primi anni 90, erano bambini. Frequentavano, e erano bambini, un ragazzo di 7 anni e un ragazzo di 10 anni. E logicamente raccontano che il rapporto che si è creato era praticamente un rapporto quasi di tipo amoroso, quasi. Loro logicamente lo vedevano come un idolo perché già lo imitavano, nel senso erano venuti certo. a contatto con Michael Jackson perché insomma quanti imitatori. Bambini in quell'epoca avrebbero potuto entrare in ricordiamo poi, Macaulay Culkin che era una presenza lui, fissa pure lui Neverland. Sì sì quindi uno dei suoi più estremi difensori tra l'altro. Esatto l'ha difeso. Allora io ora non è che volevo far piombare la trasmissione in questa ora. No, l'hai fatto, l'hai fatto. Io infatti ho cercato di portarla un po' sui videogiochi, esatto, siamo tornati nel lugubre. Quindi diciamo, allora logicamente quello che si sa di questo documentario è che però sono delle testimonianze che non hanno avuto valenza legale, quindi sono cazzate. Quindi non si sa, cioè non si sa perché comunque... Cioè nel mondo dell'informazione e della diciamo della giurisprudenza sono cazzate. Questi ragazzi, uno di questi signori che insomma ha confessato, no? Signori c'è una mia, eh? Sì, sì, no, aspetta. Signori. Aspetta. No, vabbè. No, ma no, vabbè, dico. Vabbè, mo per dire. Però dico, uno di questi ragazzi, insomma, che ha confessato queste cose che ha fatto Michael Jackson. E precedentemente l'aveva difeso al processo del 2003, quindi è una reazione un po' strana. Quindi diciamo ora che è morto Michael Jackson ce lucrano sopra, uscite fuori queste cose ovviamente perché dei morti è molto facile parlarne. Quindi ragazzi, io non è che volevo cioè fare una trasmissione dove si giudicava o no, ma Michael infatti... Jackson, magari posso dire solo che è un po' strano che dormisse insomma con questi ragazzi, cioè tanto è inutile. Io Michael Jackson lo ricordo sempre per il videogioco che mi sono divertito tantissimo all'epoca, per i video favolosi che nessuno ha più rifatto, sì, sì, assolutamente, Thriller con quindi Lentis. C'è sempre il discorso se uno considera l'uomo e l'artista esatto. Ragazzi, non è che se andate a vedere la vita di Van Gogh no ma infatti, nel senso ma infatti il discorso è anche questo, cioè io continuerò ad amare Michael Jackson, però logicamente sono consapevole del fatto che sicuramente è stato un artista appunto tormentato, Van Gogh, eccetera, che ha avuto una vita estremamente tormentata e non facile. E non facile, però poi nel senso non si sa quello che è successo effettivamente. Quindi lo consigliamo se mai dovesse trovare un cabinato, sì, una vecchia console da giocare a Moonwalker, eccetera. Ragazzi, sì, assolutamente. Living Netherland invece, vabbè, io comunque non posso che consigliarlo a chi è interessato a capire, no? Se a capire di più su queste vicende. Guardatelo. Però, ecco, guardatelo, prendetelo con le pinze perché ovviamente, come ripetiamo, non è comunque sono dichiarazioni che non hanno valore giuridico, quindi prendetelo con le pinze e fatevi un'idea anche con i vari documentari che si possono trovare online insomma anche facilmente e ecco. Siamo in chiusura, ragazzi. Adesso volevamo parlare di Stadia. Ah, ma non è Stadia, la rinviamo al prossimo giovedì. Beh, però dobbiamo veramente 5 minuti, ragazzi. Allora, Stadia, ok, parliamo, andiamo in infarinata. Se non sapete che cos'è, è la console che ha presentato questa settimana Google. La prima console sembra senza un hardware fisico, ma esatto. È completamente in streaming online. Completamente streaming. Praticamente voi vedrete un gioco su YouTube che loro hanno, clicchi sul link che ti danno esatto. E giochi online col proprio gioco. Proprio questa interazione con YouTube è la gran figata di questo Stadia. Ora, questa, sai, no? Non è un'idea, come direbbe in inglese, mild, cioè lì in mezzo, no? No. O sarà una cagata pazzesca. O sarà una cosa spettacolare. Purtroppo non è un progetto che secondo me sta su un'onda media. Non è qualcosa che può avere una stabilità, perché è troppo rischioso, è troppo ambizioso. Beh, però progetto. Parliamo di Google.
Sì, parlavamo, cioè, di Google, ma ti ricordo che tante altre case che non facevano console si sono avvicinate al mondo delle console e ci hanno preso le torchiate. Perché i videogiocatori, però, quando si parla di videogiochi, sono videogiocatori. Però, come dice qualche, che se, cioè, Google come, o altro, non gli interessa. Anche gli analisti, insomma, del mondo dei videoludico, diciamo, tra i vari siti. Comunque Google c'ha una capacità, no, a livello anche di server, una capacità, ma io questo non lo metto in dubbio, sicuramente, che regge, che altri come Sony ad esempio con il suo PS Now no, e non ha. Quindi diciamo che da questo punto di vista sicuramente Google parte avvantaggiata. Io ahimè ho visto il controller, che dovrebbe, è una cosa, vabbè, speriamo sia una beta, classico controller, perché ragazzi, se la console è come la PlayStation, però un po' più cicciotto, sì, che vuole un po' riprendere. Ma io tutta questa voglia di fare, cioè, il mondo videoludico è saturo di console, non è saturo invece di progetti fighi. Parlando di questo, ho visto un nuovo titolo che uscirà a fine 2019, si chiama Rad, come Radioactive, che è un misto platform hack and slash con visuale isometrica, quindi da sopra e una certa angolazione, in cui tu sei un ragazzino in questo mondo post-apocalittico radioattivo, e la cosa figa è che con le radiazioni ti trasformi in dei mutanti, tu c'hai delle mutazioni che puoi scegliere e portarti appresso, e questo personaggio muta, non c'ha dei veri e propri poteri, ma c'ha delle mutazioni, che è un concetto fighissimo. Cioè lui dove cammina praticamente toglie la contaminazione radioattiva e lascia il verde, quei fiori, il prato, no? Quindi, cioè, ragazzi, io adesso non so questo appello quanto viaggerà nell'etere, Google penso che ne freghi una sega, dicendo così, in termini videoludici, no? Videoludici, una sega. Una sega, ecco. Videoludica. Però, ragazzi, c'è bisogno di idee, di titoli e di videogiochi fatti con il cuore, come si faceva un tempo. Adesso è diventata un'industria che sforna capitoli, serie, cose senza un senso. Diciamo che magari Google, più che sul videogioco in sé, perché potrebbe anche, sì, sulla piattaforma potrebbe anche prendere delle esclusive magari che sono state in Microsoft. Sì, ma già l'Epic Store adesso c'ha l'esclusiva, cioè cominciasse un, quindi, mercato così saturo, che l'unica via secondo me è l'originalità. Quindi quello è vero. Però ecco un aspetto interessante, ad esempio, di Stadia. Abbiamo un solo minuto, quindi riassumiamo. Un aspetto interessante mi è sembrata l'interazione con YouTube, il fatto che se io sto vedendo una recensione posso cliccare e giocarci, ma soprattutto se sto in difficoltà su un videogioco, ad esempio, basta che pigio il tasto sul controller, mi arriva subito il video tramite YouTube e ti aiuta. Vabbè, questa è pure per aiuta, sarà la console per i nabbi praticamente. Sì, però insomma è interessante, cioè è diventata un'interazione diversa, comunque trasformerebbe YouTube. Sì, ma serve, cosa. La domanda è serve? O non è quello... lo so se serve lanciamo, oppure no. Ecco, lanciamo questa domanda, magari ne parliamo nella prossima puntata anche di questo aspetto. Serve? È un aspetto nuovo. Cioè, può trasformare il modo di giocare, capito? Io spero che trasformi il modo di fare videogiochi più che di giocare, perché sinceramente di giocare è sempre un control e cioè, a me servirebbe tornare a 15 anni fa, quando uscivano 4 titoli in croce all'anno, erano tutti capolavori. Ecco, questo. Sì. Ragazzi, Nerdology finisce qui, come sempre. Ragazzi, vi ringraziamo per la pazienza, però, dai, e per la resistenza alle cazzate che... No, però ecco, non era facile perché avevamo parecchi argomenti roba di cui parlare, però dai, è stato divertente come sempre, quindi a giovedì prossimo ragazzi. Ragazzi, Nerdology con Lorenzo Damario e Francesco Porchetti. Ciao. A presto ragazzi.